ragazzi, vi spiego subito. Oggi il video che farò è un video collaborazione challenge, non so spiegarvelo neanche io cosa è. Comunque, in pratica si tratta di creare due sim. Uno lo tengo io e un altro lo mando al gruppo. Mi arriverà a caso un sim creato da una delle mie amiche del gruppo e io dovrò generare un figlio tra questi due sim. Quindi vedremo la genetica che cosa ci combinerà. E io sono... quando mi hanno detto di fare questo video, di fare questa collaborazione, ero un po' scettica perché dicevo sì, ma alla fine in che cosa consiste? Consiste alla fine di appunto vedere la genetica che cosa crea. Quindi, scherzando un po' con le mie amiche sul gruppo, alla fine ci siamo dette ok, faremo dei sim super bruttissimi per vedere che cosa succede. Quindi ragazzi, io vi dico già da ora, cercherò di fare due sim orrendi perché poi voglio vedere appunto se tra due sim orrendi ci esce un bel bambino, una bella bambina. Io già rido, ragazzi, io già rido. Vabbè, allora vi dico, io metterò lo speedcast perché altrimenti qua ci annoiamo, anche perché io ci metto 10.000 anni per decidere cosa, i tratti del viso eccetera, e ogni tanto magari stoppo lo speedcast se devo dire qualche stronzata. E niente, intanto godetevi questo speedcast. Allora ragazzi, lui è Matteo Mattei, molta fantasia, modello di malizia, gradisce le melodie strane, ignobile, pessimista, goffo e paranoico. Ragazzi, cioè, non solo fisicamente sarà brutto, ma anche un carattere... Ok, intanto andiamo a modificargli il corpo. Io lo voglio fare super cicciottoso, così, però adesso lo faccio ancora più cicciottoso. Wow. ragazzi, che bello. E questo molto probabilmente sarà il sim che darò alle mie amiche. Mamma, quanto mi odieranno, raga, quanto mi odieranno. Guarda che sparle di piedi che c'ha. Ah, Dio mio. Ok. Bello così. Mi piace. Bocca. No, no, la bocca sbagliata. Vabbè, anche le mascelle. Ah, ragazzi, così è bellissimo. Le labbra le facciamo così. Sì, vi piace? Comunque, se sentite un po' di casino, sono i miei cani qui che stanno lottando, stanno facendo il solito casino. Allora, il naso... Oh, guardate quanto è bello questo sim! Ah! Dio mio, raga, mi diranno! Ok, gli facciamo questo mento super lungo, così. Però in realtà, anche se è bruttino, non lo so, di viso mi sembra simpatico. No, raga. Dai, mi sembra abbastanza simpatico. Gli facciamo le orecchie a spettola. Vabbè. Che ne dite? Belle orecchie a spettola. Capelli. Non lo so. Sì, mi piace. Barba. Dai, non è male.
che dite? Facciamo una pancia un po' più pronunciata, sì, tipo così. Eh? Dai, raga, mi piace. Ok, metto speed cast adesso, così gli faccio tutti, gli metto tutti i vestiti. Anzi, ragazzi, sapete che ho pensato? Facciamo così, al posto di fare lo speed cast, che magari può essere noioso vedere me che cerco vestiti, che non ha senso. A sto punto io vi faccio vedere direttamente gli outfit quando ho già scelto cosa mettergli. Amen. Ok, ragazzi, il mio outfit per Matteo Mattei è finito. Vi faccio vedere. Allora, questi sono i suoi abiti quotidiani. Mi sono piaciuti un sacco. Diciamo che è l'outfit più strano che abbia mai fatto. Ok. I formali sportivi notte, che belle le ciabattine da festa in piscina, clima caldo bellissimo e clima freddo. Ok, questo è il primo sim che ho creato. Ora ne dovrò creare un altro. Non so se fare un maschio o una femmina. Però già questa che è uscita adesso non mi dispiace, quindi quasi quasi la faccio femmina. Vediamo un po'. Intanto metto nome, cognome e tutto il resto, poi vi faccio vedere. Allora, amici, questa simina l'ho chiamata Giorgia Giorgetti, tanto cioè per avere più fantasia, no? Allora, attrice magistrale, non le piace il colore nero. Riflessiva, creativa, amante dell'arte e infantile. Ora andiamo a modificarla. Innanzitutto togliamole tutto. Beh, la fascia non mi dispiace. Corpo, vorrei darle tipo un colorito particolare, tipo questo. È uguale. Ah no, questo è più freddo, è vero. Ok, colorito proprio freddo. Senza muscoli, senza, c'è cioè proprio uno scheletro, però con i piedi giganti. Poi il viso, viso così, sì, ma no, no, c'è la miseria, quindi mamma mia, è già bruttissimo. Anche lei le orecchie a sventola, così poi facciamo le sopracciglia, no, più così, sì, un po' più sfigata proprio, eh. Labbra da papera, direi, sì, bel naso così, mi piace, sembra quasi un hobbit. Forse il colorito della pelle, non lo so, è un po' troppo, non mi piace che qua si crea. Oh, dai, forse è meglio così. Non mi piaceva che qua si creava tipo, non lo so, della roba giallognola. Non mi piace. Allora, gli occhi così. Wow, com'è brutta sta Giorgia. Mamma mia, raga. Mi sa che è più brutta lei di lui. Quindi credo che al gruppo manderò lei. No, raga, le mie amiche mi odieranno a morte. Mi odieranno a morte. Se le faccio le spalle larghe, tutta magra con le spalle larghe. Sì, mi piace. Vediamo i capelli. Dai, qualche capello brutto non c'è. Oh, vedi? Oh, questo capello è molto brutto. Ok, raga, allora faccio l'outfit e ci ritroviamo tra un attimo. Ok, ragazzi, ora vi faccio vedere gli outfit di Giorgia Giorgetti. Allora, quotidiani, formali, sportivi. Da notte,
Da festa, bellissimo. Costumi da bagno, vabbè, piscina al mare. Clima caldo e clima freddo. Ok, raga. Quindi, questi sono i miei due simmini. No, ma di lui mi piace troppo questo, il quotidiano è uno spettacolo. Quindi questi sono i miei due sim, Matteo Mattei e Giorgia Giorgetti. Eccoci qua. Ora manderò Giorgia al mio gruppo, al gruppo delle mie amiche, e loro smisteranno i nostri sim. E poi mi rimanderanno un altro sim che farò accoppiare con Matteo e vedremo la genetica cosa tirerà fuori. Ok, quindi ragazzi, io aspetto appunto che mi mandino il sim e poi andiamo avanti con il video. Allora, ragazzi, le mie amiche mi hanno mandato il sim, in particolare il sim è di Eleanor. Il suo canale si chiama La stanza di Eleonor. Andiamo subito a vedere com'è il sim che ci ha mandato. Allora, io l'ho già visto, l'ho già inserito nella famiglia e devo dire che non è brutto quanto mi aspettavo. Che vi ho detto che, cioè, io me l'aspettavo proprio bruttissimo. Eccolo qua, Benny. Ecco Benny, vediamo un po' gli outfit di Benny, sportivo, è tutto nero e grigio, oh mio Dio, è peggio di me sto ragazzo, ok, allora, nemico pubblico, wow, ignobile, perfido, malvagio, amante della musica, wow. Cioè, e lui si è messo insieme a Matteo Mattei. Non ci azzecca niente l'uno con l'altro, è proprio zero, porto zero. Vabbè, oh, basta che stanno bene loro e sono felici loro. Allora, la collaborazione consiste adesso nel creare un figlio prodotto con la genetica, naturalmente, cliccando 3 volte, la terza volta è quella buona. E non possiamo più tornare indietro. Proviamo, raga. Vediamo che ci esce. Una figlia? No, facciamo un altro maschietto. No, dai, facciamo una femminuccia. La facciamo già grandicella. Quindi uno, due, tre. Più belle le prime due, come sempre. Se invece la facciamo più piccola, beh, da piccolina non è malissimo. Il problema è quando cresce. Beh, da grande non è proprio il top del top questa ragazza. Ha ripreso un bel po' da Matteo. La carnagione, no, la carnagione di Benny. Ma di viso è di Matteo. Però fisicamente anche ha ripreso da Benny. Meglio. Un bel fisichetto asciutto. Gli occhi sono bellissimi. L'unica cosa non mi piace molto la forma del viso. Oddio, di profilo è un po' tipo scimmia. Che dite, raga? Comunque ragazzi, naturalmente in descrizione giù vi lascio i link dei canali delle mie amiche, così potete andare a vedere anche le loro collaborazioni, i loro video, e vi lascio anche gli orari in cui usciranno i loro video. Così vedete anche la mia simmina, quella che ho creato io, a chi è andata a finire e poi come si è evoluta la situazione. Va bene ragazzi, per oggi la collaborazione finisce qui. Spero vi sia piaciuta, spero vi siate divertiti. Io vi invito naturalmente a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un like, un commentino perché mi fa sempre piacere.
Se avete qualche idea, qualche collaborazione, qualcosa di particolare che possiamo fare con il gruppo, mi raccomando, scrivetemelo sotto. Scrivetemelo sotto. Scrivetemelo sotto nei commenti in modo che abbiamo qualche altro spunto. Vi mando un bacione ciccione, alla prossima volta. Ciao ragazzi!